Il giorno, prego. Grazie. Salve. Le solite cose. Dai, Carlo, è tardi. Calmati, aspetterà. Sai che gli esperti hanno trovato il tuo studio eccellente e lo hanno già pubblicato? Sai che emozione. Sam Dalmas, ex speranza della letteratura americana, ha ridotto a studiare le caratteristiche dei tipi più rari di uccelli. E magari mi danno anche un premio. Come sta Giulia? Oh, bene. È fuori da un mese per una rivista di moda. Ah. Forse torna stanotte. Ne sei sempre innamorato? Sì, sempre di più. La porto con me a New York, partiamo dopodomani. Una cosa seria allora? Credo. Buongiorno, professore. Buongiorno. La prima cosa che faccio in America è di cercare un amico, per ringraziarlo. Stavo passando una crisi, non scrivevo una riga da mesi. Vai in Italia, mi dice lui con voce sognante. Hai bisogno di pace, di tranquillità, è il tuo paese, il paese della poesia. Non succede mai niente in Italia. Posso arrostire all'inferno. E io con lui, che gli ho dato retta. Mi aveva convinto. Ho girato il paese, ho visto ogni monumento. Poi spaghetti, vino, l'aria di Roma. Magnifico. Solo che la crisi non l'ho superata e per giunta sono rimasto senza un soldo. Non avrei neanche potuto pagarmi il biglietto di ritorno se tu non mi avessi trovato questo lavoro. Te la sei cavata bene. Ecco l'assegno, signor Dalmas. Grazie. Ehi, Sam! Non ne vuoi una copia? Non mi serve. Ormai ho questo. Apra! Non posso entrare! Su, cerchi di farsi porta! Coraggio, avanti! Chiami la polizia! Thank you.
Il polso è debole, ma non pare grave. Non ha perso molto sangue. Va bene, avanti. Procedete pure. Certo. Fai i primi rilievi. Subito. Buonasera. Allora, sono il commissario Morosini. Mi racconti tutto, eh? Tutto che? Beh, è quello che è successo. Vorrei sapere tutto quello che ha visto e che ha sentito. Come sta? Oh, se la caverà. Grazie a lei. E qual è il suo nome? Sam Dalmas. È inglese? No, americano. Stavo tornando a casa, sono passato qui davanti e ho visto acceso. Lassù c'erano due figure, la donna e un altro. Poggiatela piano. Ha bisogno di una trasfusione immediata. Mi faccia entrare. Non si sono il proprietario della galleria. Monica! Vede... Dio mio. Monica. Ma che è stato? La lasci tranquilla. Se ne vada. È grave. No, non è niente di grave. È solo una ferita di striscio. Monica. Venga via lei, su. Lasciatemi! Sono Alberto Ranieri, suo marito! Si calmi. Non è grave. Mi scusi. Monica, parla. Cos'è successo? Non la fatichi, la prego. Monica, cara, cos'è stato? Cosa? Non lo sappiamo. Spero che sua moglie sia in grado di dircelo. Prendetela. A proposito, lei sa come mai si trovava qui a quest'ora? Stava rivedendo i conti. Aspettava che tornassi a prenderla. Mm-hmm. Monica! Indietro, indietro. Lasciate passare la barella. Per favore, indietro. Che tu? Dove eravamo rimasti? Ho visto qualcosa di strano. Solo un'impressione. Non riesco a metterla a fuoco, ma nel mio ricordo c'è un particolare che non quadra. Si concentri. Cerchi di ricordare. Ho provato, ma non mi viene in mente. Vediamo se posso aiutarla. Lei ha visto qualcuno uscire da questa porta, vero? Sì, ma questo lato era in ombra. La porta era quasi... Non tocchi niente. Faccia come noi, si metta le mani in tasca. È l'unico modo per non lasciare impronte. E ci risparmierà tanta fatica. Sul palco si notano la scultura di un guerriero, un bronzo alla parete, una specie di ramo d'albero pietrificato. A pian terreno, una traccia di sangue irregolare corre dalla porta di servizio a circa 3 metri dalla vetrata d'ingresso. A parte il sangue, manca qualsiasi altro segno di colluttazione. Va bene. Allora, secondo lei, sarebbe sceso di qui? Non sarebbe, 12 metri e 50. Misuriamo dalla vetrata alla scala. Sangue. Basta, non ci resisto più! È la sesta volta che vi racconto questa dannata storia. Vi ho già detto tutto quello che so, ogni particolare. Non conosco quella donna, non l'avevo mai vista prima. Allora, da capo, vediamo un po', cerchiamo di ricordarci, Com'era questa strana figura in nero che lei dice di aver visto scappare? Non si distingueva. Stavo troppo lontano, ho visto solo due sagome. Senta, sono stanco. Parto per gli Stati Uniti dopodomani, ho mille cose da fare. Ah, sì? E ha già tutti i documenti? Sì. Ha qui il suo passaporto? Sì. E posso vederlo, per favore? Certo. Grazie. Ehi. Cosa? Il passaporto. Ah, per ora lo teniamo noi. Lei scherza, non posso partire senza. Non parte. È un testimone troppo importante. Lei stesso ammette di aver visto qualcosa di significativo che ora le sfugge. E fin quando non saranno terminate le indagini, lei resta qui. Ma che significa resta qui? Forse lei non sa, signor Dalmas, che nella nostra città, in quest'ultimo mese,
Sono stati commessi 3 delitti inspiegabili. 3 assassini di donne. E apparentemente tutti senza nessuno scopo di lucro o altro. Per cui siamo convinti della presenza in città di un pericoloso maniaco. Ma quello che rende particolarmente difficili le nostre indagini, ed è per questo che abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, è che siamo quasi certi di trovarci di fronte ad un pazzo lucido. Nella vita quotidiana è una persona normale e si comporta come tutti noi o come lei. Io? Sì, lei, perché no? E supponiamo che lei sia il pazzo. Entra nella galleria, aggredisce la donna e poi quando cerca di scappare si trova casualmente imprigionato tra le porte di vetro. Le sta dando di volta il cervello. Non potete buttarvi su uno straniero e accusarlo di omicidio. Ma nessuno l'accusa. Mi sta facendo il terzo grado, voglio parlare con il mio consolato. Tenga. Chiami chi vuole, anche il presidente degli Stati Uniti. Un tipo duro, eh? Ah, lascia. Questa è la copia della relazione Monti. TVA, voglio annullare una prenotazione. Sam Dalmas. Volo 121 a New York, dopodomani. Sì, grazie. Bisogno di niente. No, no, sto bene. Grazie dell'aiuto. Grazie. Sam! È così che ti presenti dopo un mese? Hai una faccia? Ehi! Non è meglio se vieni a letto? Certo. È stato duro il lavoro oggi, tesoro? No, è che in poche ore ho assistito a un tentativo di omicidio. Ho subito un terzo grado dalla polizia. Mi hanno ritirato il passaporto e non partiamo più. E infine, c'è mancato poco che non mi decapitassero con una mannaia. Sai, il solito tram tram. Certo, e adesso mi dici tutta la verità. Sarà buffo, ma la verità è questa. Avanti coi pervertiti. Li guardi bene, signor Dalmas.
L'assassino potrebbe essersi mescolato alla folla per vedere se la donna era morta e sapendo la testimone oculare l'ha poi aggredita. Nulla di strano che un tale maniaco sia un pervertito sessuale. Aldo Sarpi, 42 anni, 8 condanne, sadomasochista. Sandro Lorrani, 31 anni, esibizionista, 8 condanne. Mario Zandri, 66 anni, sodomita. Giacomo Rossi, 50 anni, 3 condanne per corruzione di minorenni. Rubattelli Luigi, detto Ursula Andres, 26 ma anni. No, Petrini! Sì, signore. Ma che ci fa quello qui? Quante volte te lo devo dire? Ursula Andres va nel gruppo dei travestiti, non dei pervertiti. Lo credo bene, tra questi porconi. Ah, venga con me, signor Dalmas, ha una cosa interessante da mostrarle. Abbiamo sottoposto questo guanto ad un rigoroso esame microscopico e ne abbiamo ricavato numerose informazioni. Il sangue è dello stesso gruppo di Monica Ranieri, dal che si può dedurre che l'aggressore lo portava quando l'ha colpita. Vede questi grani? Sono residui di tabacco che dimostrano che egli fuma sigari costosi. Le tracce di tabacco che le dita hanno lasciato sui guanti ci permettono infatti di stabilire che fuma sigari Havana. Ora guardi questa. È la nostra più eccitante scoperta. È una fibra di lana cashmere che si produce solo in Inghilterra. Abbiamo trovato anche questa nell'interno del guanto. In definitiva, quello che sappiamo è che si tratta con certezza di un uomo che fuma sigari, che veste con molta ricercatezza e soprattutto che è mancino. Questo abbiamo potuto dedurlo dall'usura del guanto. Poi abbiamo sottoposto il guanto ad altri rilievi e abbiamo passato tutti i dati all'elaboratore elettronico. Ha qui le schede, lei? Sono pronte. Venga a vedere. Ecco, questa è la sagoma dell'aggressore, ricostruita con un'approssimazione di circa il 90%. E questi sono i primi dati personali attendibili raccolti su di lui. Gli stessi dati possono essere riferiti statisticamente a circa 150.000 abitanti della nostra città. I pregiudicati a cui si possono rapportare le caratteristiche elaborate dal cervello sono quasi tutti detenuti. Beh, che altro aspetta? Pensa che sia facile controllare gli alibi di circa 150.000 persone. E senta, Dalmas, io non ho nulla su cui basarmi, tranne il mio intuito. Ma io sono convinto che lei ha visto veramente in faccia l'assassino quella notte. Ma se le ho già detto che non l'ho visto. Si concentri, signor Dalmas, la prego. Provi a rivivere quella notte. No, è inutile. Ci ho ripensato un sacco di volte. So che c'è qualcosa che mi sfugge, ma non riesco a ritrovarlo. Ah, Monica Ranieri ha lasciato l'ospedale ed è tornata a casa sua, in via Bruxelles, al numero 35. Posso andare ora? Che piano? Quinto. Mi dispiace davvero, signor Dalmas, ma mia moglie non può vedere nessuno. È sotto l'effetto dei sedativi e riposo. Lei capisce. Dopo tutto quello che ha passato. E di che cosa voleva parlare con lei? Beh, niente di speciale. Volevo solo ricostruire quella serata. Credo di aver visto qualcosa che potrebbe portare alla cattura dell'assassino. Ma non ricordo e ho pensato che sua moglie avrebbe potuto aiutarmi. Mia moglie ha già detto alla polizia tutto quello che sa in varie occasioni. Non vedo proprio la ragione di sottoporla ancora a quel tormentoso ricordo. Capisco. Le posso fare una domanda sciocca? Se vuole. Quanto è alto? 1,82 m, credo. Perché? Niente. Curiosità. Vuole altro? No. No, mi scusi per averla disturbata.
Cerca le sigarette? Sì. Eccole. Arrivederla, signor Ranieri. Prima vittima. Commessa in un negozio di antiquario. Usciva ogni sera alla stessa ora. E fu trovata uccisa in un parco. Parco? A 3 chilometri dal negozio in direzione opposta a quella di casa sua. Ecco 2 prime domande. Quali? Perché così lontano e perché in un parco? Forse andava dal fidanzato. Seconda vittima. Una prostituta. Ah. È stata uccisa sotto un ponte dove andava con i suoi clienti. Sospettarono del protettore, un certo Garullo. Ma il suo alibi si rivelò di ferro. Dove posso trovarlo? Non puoi. È in galera. Oh. O almeno c'era fino a un mese fa. Bene. Ok, la terza. Numero 3. Era una studentessa. Studentessa? È stata uccisa dopo che era uscita da un cinema. Da un cinema. Ok. E adesso? Io comincerei dalla prima. Dalla commessa dell'antiquario. Buongiorno. Ah, buongiorno. Desidera qualcosa? Sì, certo. Oh, vedo che si interessa alle porcellane. Ah, beh. Lei ha un magnifico gusto. Questi pezzi sono meravigliosi. Oh, esemplari sì. Rari. Sì, sì, vedo. Quanto costa questo? 300. Ah. Oh, se le interessa ci accordiamo. Non è questo il negozio dove lavorava quella povera ragazza? Prego? Sì, quella poveretta assassinata. Oh, povera, povera figliuola. Che orribile fine ha fatto. Che tipo era? Molto carina, ma era un po' particolare, mi capisce? La gente diceva che preferiva le donne. Ah. Non che me ne importasse. Non sono razzista io, tutt'altro. Mi ricordo quella sera come se fosse ieri. Non avevo venduto niente. Ero proprio sul punto di chiudere. E poi comprarono un quadro che era in vetrina. E lo vendete lei? No, io no, la ragazza. Io ero dietro ai conti. E dopo se ne andò via senza neanche dirmi buonasera. Poco dopo la trovarono uccisa. E com'era quel quadro? Oh, era strano. Era un naif e molto macabro anche. Vuole vederlo? C'era ancora? No, ne ho soltanto una foto per l'archivio. Oh, sì, certo, mi interesserebbe. Gliela mostro. Oh. Eccolo. Me lo può prestare? Oh, no, non lo facciamo in genere. Ehi, che hai? Niente, non ho niente. Che cos'è? Eh? È la foto di un quadro che stranamente è legato a quei delitti. C'è qualcosa di perverso. Ti sembra? Ah. Caro. Ehi. Mi fa venire i brividi.
fatto? Qualcosa che non va? No, niente. Buonanotte. Proprio necessario? Che? Che tu giochi a fare il poliziotto. Non è un gioco un po' ridicolo? E pericoloso anche? Ma... Grazie. Comunque, ho l'impressione di essere molto vicino alla verità. È diventata un'ossessione ormai. Chi è? Sono Morosini. Salve. Come va? Bene, entri. Avevo voglia di cercare la portiera. Ma non abita nessuno in questo caseggiato? No. Lo demoliranno tra poco. Ah. Il mio contratto scade fra una settimana, perciò mi hanno permesso di restare ancora. Prende il caffè? Ah, grazie, magari. È proprio quello che ci vuole. Ho passato una notte. Ecco, grazie. Come mai? Eh? Ah. Tenga. Quando? Stanotte. Una giovane di 28 anni viveva sola. La stessa parete nera. Nessun indizio, nessuna traccia, niente, insomma. Anche i giornali cominciano ad avere sentore che i quattro omicidi siano legati. Giulia, il commissario Morosini. Piacere. Scusi, ma non ci siamo già conosciuti noi? No, sono certa di no. Ehi, guarda qua. Oddio. Naturalmente, se mi sono permesso di venire a quest'ora... è perché
Avevo un motivo preciso, signor Dalmas. Vorrei mostrarle certi indizi che ho raccolto. Ma perché non vuol decidersi a lasciarlo in pace? No, Giulia, sta calma. No, invece, lui non è neppure italiano e lei gli fa rischiare la vita. Hanno già cercato di ammazzarlo, non lo sa. Giulia! Che cosa le fa pensare che non ci riproveranno? È un ricatto quello che lei fa. Non gli restituisce il passaporto e nello stesso Giulia! Tempo si approfitta di lui. Vogliamo andare? Scusa. Ciao. Mi spiace. Va bene, va bene. E allora? E allora niente. Ci ho pensato e ripensato. Proprio niente. Li ho visti lottare sul soppalco. Ce li ho ancora davanti agli occhi. Non mi viene in mente altro. Beh, eppure so che c'è qualcosa. Grazie. Cosa farà adesso? Continuerò a pensarci, ma per motivi miei. Le serve aiuto per le sue investigazioni? Mi fa già pedinare, no? Ah, sì, ma è solo per proteggerla. Vorrei parlare con il protettore della seconda vittima, quel garullo. Ah, beh, questo è facile. Commissario, sono arrivati per quell'intervista televisiva. Ah, bene. Andiamo a farci sputtanare davanti a qualche milione di telespettatori. Che dirà? Ah, non lo so, qualche bugia spettacolare e alcuni saggi avvertimenti. E tutte le nostre forze sono mobilitate. Questa, in sintesi, è la situazione. Per il momento posso solo aggiungere che stiamo seguendo una traccia che siamo certi ci condurrà all'assassino. Faccio appello ai cittadini di stare calmi e di comunicare alla polizia anche il più piccolo sospetto, nonché di usare maggiori precauzioni e di tenere gli occhi. Andateci voi stessi però, eh? E poi mi riferite. Sì, sono il commissario Morosini. Pronto. Ho molto apprezzato le sue dichiarazioni alla televisione. Chi è lei? Mi lasci parlare. Sono la persona che tutti voi state cercando inutilmente. Registrate la chiamata sul diretto di Morosini. Pronto? Tenetelo bene in equilibrio. È molto pesante. È un buon esempio di scultura cosmica. Ecco, lenta. L'aggressione non ci ha impressionato. E tra due giorni apriremo una nuova mostra di sculture di bassorilievi. Quindi cambierà tutto qui? Sì, certo. Le sculture saranno sostituite. Signor Ranieri? Sì? Per favore, vuol dare un'occhiata alla posizione del pannello? Vengo subito. Sembra proprio che i sostegni siano... Mi scusa, vero? Prego. Piacere di averla rivista. Piacere mio. Voglio ringraziarla ancora per quello che ha fatto per me quella notte. Senza il suo intervento, quel pazzo mi avrebbe ucciso. Mi sono rimessa dalle ferite, ma... vivo in uno stato di terrore. Lei Monica, mi ha salvato la vita. Scusa. Vieni un momento. Grazie. Non ci penso. E a presto. Guarda, che ne dici di collocarla così? Non starà perfettamente dritta, è vero, ma dal basso si vede meglio e poi c'è un miglior gioco di luci sulle punte. Sì, certo, hai ragione. Certo, era la mia ragazza, addio. Dove vai? Hai detto addio. Lo dico sempre. Se non zagaglio. Ah, è così. Che vuoi da me? Voglio trovare l'assassino. Bravo.
Giusto, addio. Ma io non so che dirti. Mi hanno beccato 3 giorni dopo che era morta. Poveretta. E ora sto in galera e quelle povere figlie devono lavorare senza di me. Chi le protegge con quel mostro che gira per le strade, addio? Perché ti hanno arrestato? Per niente. Qualcuno mi vuole male. Tutte prove false. Ce l'hanno con me, addio. Dicono che favoreggio e sfrutto la prostituzione, ma sono innocente. Guarda, che ho la faccia di papone. No, no. Di la verità. Ti sembra uno che possa sfruttare le donne. Certo che se mi fanno qualche regaletto di tanto in tanto, non dico le no. Ma che c'entra? Certo. Senti, e dell'assassino che sai dirmi? De una cosa, sto sicuro. Che non è uno del nostro ambiente, addio. Non ne le facciamo certe cose. Deve essere un signore, capisci? Uno con la grana. Solo a loro gli vengono in testa certe idee strane. Capisci? Anche loro hanno una specie di codice. E rispetto a certi altri... E quell'uomo ci sta seguendo da un'ora. È Morosini che l'ha mandato. È la nostra guardia del corpo. Insomma, quel tipo, addio, ha una specie di harem. Ed è l'harem che lo mantiene. Ehi, taxi! Va bene. Camminare mi piace. Meno male. Insomma, addio ha una sua filosofia. Si aspetta tutto dalle donne e nulla da dire. Resta qui, ce l'hanno con me. Appena puoi, avverti Morosini. Ora, non muoverti. Thank you.
inseguendo. Chi è che la insegue? Eccolo! Ma chi è? Johnson! Senti, hai visto uno con un berretto blu e una giacca gialla? Sì, signore. Dove è andato? Lì dentro. Era un osso duro per me, ma ho lavorato a me. E allora la decima ripresa l'ho steso con un gancio. È cascato secco. Ragazzi, vogliamo deciderci a parlare dei problemi della nostra categoria. Accidenti, ma volete sentirmi? C'è il problema delle assicurazioni e delle indennità per lesioni permanenti. Ragazzi, ascoltatemi, se no me ne vado. Smetti di girare sopra il ringo, non potrete fare. Se sei soldato, smetti di accantare e questa sera non pensarci più. L'agente è morto senza riprendere conoscenza. Frattura della spina dorsale e del cranio. È certo di poter riconoscere quell'uomo? Una faccia come quella non si dimentica. Dovete identificare i partecipanti a quella riunione di pugili. Tutti, anche se sono partiti. Voglio nomi, fotografie, precedenti penali, tutto insomma. Andate. Ah, un momento. Mettete un paio dei nostri agenti migliori a proteggere questi due. Fateli sorvegliare notte e giorno. Mi dispiace di averla messa in questo pasticcio. Segua un mio consiglio. Torni negli Stati Uniti. No, ora no. Mi sento sempre più vicino alla verità. L'assassino sa che nella confusione che ho in mente c'è qualcosa che può accusarlo. Ed è per questo che lui cerca di fermarmi. Anche a costo di smascherarsi. D'accordo. Sabato e domenica siamo fuori insieme, se mi riesci. Ti voglio bene. Anch'io. Ciao. Ciao, amore.
Fidi da mignotta. Te volevano far fuori. Mannaggia. Mm. Già. Ora devo trovarlo. Certo che t'aiuta, Dio. Aspetta un po'. Sì. Ci sono. C'ho il tipo giusto. Costa caro. Però sa tutto su tutti. Ok. Ehi, resta solo fra te e me, capito? Mm-hmm. Niente. Polizia, addio. Stai tranquillo. Chiama il biliardo Caramba e chiedi del Fifilagna. Digli che ti manda addio. L'ascensore, ma lo volete mettere? Chi sei? Sor Filagna. Vieni avanti, entra. Non se potevamo vedere al bar di sotto, no? 5 piani a piedi, mi sono spormonato. Chi è quella? È un'amica, possiamo parlare. Siediti. No. Amore, fammi a capisse. Io non so niente. Non ho visto niente e non conosco nessuno. Che vuoi sapere? L'altra sera, verso le 11, un tizio ha cercato di farmi fuori. Poi è scappato ed è entrato nell'hotel Palazzo. Ma che cerchi? Ci sono i microfoni? No. Beh, ma mi stai a sentire. C'era un raduno di ex pugili in quell'albergo. E lui era vestito... Lo vuoi mandare in galera? Questo no, ma gli voglio parlare. Niente da fare. 100. 100 che? 1000. Ah. E tu ti fidi? Tieni. No, non posso. Ehi, ma quando mi fai sapere qualcosa? Mai. Forse domattina. Pronto? Sì? Ti ha detto a me, Mr. Dalmas, è un consiglio da amico. Si occupi degli affari suoi. È smetta di fare il poliziotto dilettante. Potrebbe essere pericoloso. Ha già avuto 2 avvertimenti. Non le sono bastati. Oh, allora... Che dovrei fare? Torni in America. Dimentica i delitti. La mia pazienza è un limite. Ma chi parla? La sua ragazza è con lei. Sì. È giovane e molto bella. Vuole vederla morta. Perché se lei non la smette, io la ucciderò. Hai sentito quella specie di cigolio? Voglio sapere cos'è. Cosa può aver prodotto un suono simile? È la sola traccia che abbiamo. Provvedo. Bene. Che intende fare lei adesso? Non lo so. Quando il rischio era solo mio era più semplice, ma ora... Maledetto quadro, chissà che cosa nasconde. Forse quella donna assomiglia alla prima vittima. Ma è un disegno rozzo, potrebbe essere chiunque. Pronto? Sono Filagna, non ho saputo niente. Ma se ti interessa, ce n'è che se pugile che chiama nel Siric. Lui forse ne sa qualche cosa. Abita in una baracca a periferia, via Angiolieri 39. Pronto?
Pronto! C'è nessuno? Osservate l'oscilloscopio. Per dimostrarle che le sue minacce non mi fanno paura, le annuncio che entro la settimana ci sarà un altro omicidio, il qui. Bene. Ora sentiamo l'altra telefonata. Torni in America. Dimentichi i delitti. La mia pazienza ha un limite. Notate una differenza tra le due registrazioni? Certo. Le onde della prima macchina erano differenti da quelle della seconda. Esattamente. Vedete, ogni voce umana, non importa quanto sia alterata, possiede un suo caratteristico rapporto di intensità sonora tra i suoni delle vocali. Ora, quando analizziamo le intensità dei gruppi di vocali di queste due voci registrate, troviamo che mentre la prima raggiunge un indice di 5 per il livello delle basse e di 12 per le alte, la seconda va soltanto da 4 a 10. Che vuol dire? Che le voci non appartengono alla stessa persona. Ma ne è sicuro? Assolutamente. Allora ci sono due assassini? Sembrerebbe di sì. O forse uno solo che cerca di confonderci facendo parlare un complice. E cioè lo stesso che ha cercato di ucciderla e che lei ha trovato morto. E ora passiamo a quel suono che ci avete dato da esaminare. Lo abbiamo isolato e confrontato con centinaia di suoni simili. Abbiamo esaurito il campo dei suoni prodotti da mezzi meccanici, officine, fabbriche, cantieri, porte elettriche, macchine a gettone, elettrodomestici ed altro. Ma finora non l'abbiamo potuto definire. E allora? Continueremo a provare. Va bene, grazie. Insomma, siamo di nuovo a zero. Lei che fa? Parto dopodomani. È una frase che mi sembra di aver già detto.
40 pagine, piene di fatti, periodi deliranti. Ho riscoperto Fitzgerald. Il personaggio è azione. Bene, allora. Mi ha scatenato. Metti anche questi. Ma è tornata la frenesia di scrivere. E di quella cosa che ti ossessionava, ti sei ricordato? Non ci sono riuscito. Senti questo. È un rumore in una telefonata dell'assassino. Potrebbe essere una traccia, ma da capire che... Allora, che dovrei fare? Torni in America. Dimentica i delitti. La mia pazienza è un limite. Ma chi parla? Ehi, un momento. Fammelo sentire ancora. Che fare? Torni in America. Dimentica i delitti. La mia pazienza è un limite. Ma chi parla? La sua ragazza. Ebbene? Sì. È non lo so. È molto bella. Mi rammenta qualcosa. Vuole vederla morta. Ma no, mi sbaglio. Peccato. Un momento. Un momento. No, ferma. Oh, lo sai. Ancora non ci credo. Che cosa? Che perdiamo stasera. Credi che mi piacerà l'America? Senti, mi fai portare via il nastro? Sono sicura che mi piacerà. Se mi viene in mente qualcosa di nuovo, prima che parti ti telefono. Ciao. Tre ultime ore in questa casa. Mi ami davvero? Quanto tempo abbiamo? Quanto che? Prima che parta l'aereo. 8 ore. Forse mi basta. Aspetta un momento. Ehi! Ma che altro vuoi fare adesso? Sam! A chi telefoni? Pronto? Parlo con l'antiquario? Sì. Qui è Sam Dalmas che parla. Quell'americano che le chiese la fotografia di quel quadro Naif, si ricorda? Ricordo perfettamente, il quadro della ragazza uccisa. Esatto. Senta, mi potrebbe dire il nome di chi l'ha dipinto? Certo, si chiama Berto Consalvi. Berto Consalvi. Mi sa dire dove lo potrei trovare? Sì, abita in un paese poco lontano, a 1 ora e mezza di treno. E come si chiama? Aviano. Grazie, grazie, moltissimo. È stato un piacere. 1 ora e mezza di treno, ce la faccio. Devo parlare con quel pittore. La prima ragazza fu uccisa dopo aver venduto il quadro di una ragazza uccisa. Come non ci ho pensato prima, ci deve essere un legame. Tornerò tra 4 o 5 ore. Prepara le valigie intanto, preparale. Non devi preoccuparti, basta che resti in casa. 2 agenti sorvegliano l'ingresso. Chiudi la porta e non aprire a nessuno. Ti voglio bene. Non avrei dovuto fidarmi. Sono una scema. Ehi! Oh, metti il catenaccio e qualunque cosa ti servisse chiama Morosini. Ciao. No! Grazie del passaggio. Ce n'era dalla stazione di Campia. Di niente. Diretta a me, non ci vada. Quello è matto. Se gli prendono i 5 minuti... Grazie anche del consiglio. Lo segua. Ah, senta, se ci va è inutile che cerchi la porta. Ha murato tutto quanto il piano terra, porte e finestre comprese. Beh, un'entrata ci sarà, no? Sì, c'è, ma non è detto che riuscirà ad entrare. Se la sua faccia non gli piace, lo lascerà fuori. Consalvi! Berto Consalvi! Che c'è? Voglio comprare un tuo quadro. Per farmi che? Per appenderlo. Ehi!
Perché hai murato la porta? Per via degli scorciatori. Così nessuno entra, se io non voglio. E poi sono cavoli miei. Chi ti ha detto di me? Nessuno. Ho visto un tuo quadro e mi è piaciuto. E che cos'era? Era un uomo che uccide una ragazza. Non faccio più di quella roba. Sono entrato in un periodo mistico. Dipingo solo soggetti mistici. Perché? Perché? Perché mi sento mistico. Hai qualcosa in contrario? Oh, niente, certo. A che cosa ti sei ispirato per quel quadro? Vuoi mangiare? Sì. No, è una storia vera, di tanti anni fa. Bevi. Basta. Quanti anni? Dieci più o meno. In paese, un maniaco aggredì una ragazza e cercò di sventrarla. Lei la salvarono e lui finì in manicomio. Ah. Allora, volevi comprare un quadro, o no? Certo. Vieni con me. Sì. Ti piacerà, un Consalvi prima maniera, rarissimo. Ehi, presto, chiudi la finestra, svelto! Fare qualche buco e a scappare. Perché li tieni in gabbia? Meno si muovono e più ingrassano. Che ci fai coi gatti grassi? Me li mangio. Oh. Perché? Non ti piacciono i gatti? Veramente? Non li ho mai mangiati. Mai prima? Questo. Non è male. Se prendilo. 200.000. No. Troppo? Beh, facciamo 150. No. Allora 100. No. 50! Ce l'hai sempre con me? Sì, dove sei? Non ti preoccupare, sto tornando a casa. Com'è andata? Beh, ti ho parlato ma non ne ho cavato niente. Senti, c'è nebbia, i treni stanno marciando piano, ritarderò. Oh no, perderemo l'aereo. Non preoccuparti, arriverò in tempo. Tutto bene? Sì, ha telefonato Carlo. Ah. Ti voleva parlare con urgenza, dice che ha scoperto una cosa interessante. Quale? Non me l'ha voluto dire. Gli ho detto che ero sola in casa e allora si è raccomandato di chiamarlo appena rientrato. Va bene, ci vediamo presto. Ciao.
Sam! Come ti senti? Bene. L'hanno preso? No, è scappato. Attraverso la cantina, forse. Che ora è?
Le 4 del pomeriggio. No. Hai dormito un bel po'. Ehi, cos'hai, un vicino guardone? Scusate, ma ho visto che non mi telefonavi. Ho notizie da darti. Mi è uscito di mente e poi ho il telefono che non funziona. Che cosa hai scoperto? Ho capito cos'è quel cigolio che hai registrato. È davvero una cosa strana. Di che si tratta? È il grido dell'Ornithus nevalis, un magnifico uccello dalle lunghe piume argentee che sembrano di cristallo. Che c'è di strano? Beh, che l'unico posto al mondo in cui si trova è il Caucaso meridionale. Ne sei certo? Sicurissimo. M'offri da bere? Eh? Me lo merito. E per giunta il Nevalis non riesce quasi mai ad acclimatarsi in una terra straniera. In Italia si è riusciti finora a farne vivere solamente uno. Ehi, ma che fai? Sei matto? Aspetta un momento. Ce n'è uno qui. Sì, era quello che ti stavo dicendo. È considerato quasi un miracolo che possa vivere. Dove? E dove vuoi che si trovi un esemplare così? Allo zoo. La gabbia è proprio in fondo allo zoo, laggiù. Di là? Sì, sì. Lo tengono da solo. Non convive con nessun altro animale. È laggiù. Ma pare che lo trasferiranno. Non sopporta nemmeno l'odore delle altre bestie. Ranieri! Ha chiamato da casa sua, ma sì, ora mi ricordo. Il telefono è accanto alla finestra. No! Monica! Venite! Andiamo, vieni! Aprite! Si scansi! Il coltello! Non sparate! Non muoverti! Non hai scampo! Si arrenda ora! Che altro vuol fare? No. Sta fermo. Butta quel coltello. No! Butta il coltello. Non avvicinatevi! Ah! Fermo! Che succede? Dovrà colpire. Senti. Giulia! Vieni! Oh! Aiuto! Aiuto! Tiratemi! Aiutatemi! Non voglio morire! Faccio! Aiuto! No! Non voglio morire! Non lasciatemi! Vi supplico! Salvatemi! Oh! Non resisto! Non resisto! Mi fa pena. Era un irresponsabile. Sono il commissario Morosini, passami la sezione omicidi. Visto dove è andata la ragazza che la conosce? Era dietro a noi quando è entrata in casa. Non la trova? No.
Non l'ha più vista dopo, le dispiace? Non ci ho badato. Grazie. Non ha visto per caso una ragazza con i capelli lunghi? Sì. Castani? Un po' di tempo fa. Sicuro? Sì. Dove andava? Di là, con due persone. Di corsa. Grazie. Ciao! E la testa si è spaccata come un cocomero. Mi scusi? Eh? Ha visto passare un poco fa una donna giovane con i capelli castani? Ah sì, l'ho veduto. Thank you.
Allora sei tu? Dov'è Giulia? Che cosa le hai fatto? Rispondi! Eri tu. Ora mi ricordo. Ma sì, eri tu che avevi in mano il coltello. Tu che cercavi di uccidere tuo marito e lui si difendeva. Vedo tutto chiaro. Devi morire come gli altri. Presto, voi venite. Ecco qui, tutti insieme, su, forza. Su, coraggio. Come va Dalmas? Come avete fatto a trovarmi? Giulia. Giulia. Sì. È ferita, ma è viva. E lei? Tutto bene, sì. Coraggio, diamo. Venga. Come il commissario Morosini, che ha condotto le indagini, ci ha già detto, il sipario è finalmente calato su questa tragica vicenda che ha tenuto in allarme un'intera città. Monica Ranieri, completamente fuori di sé, è ricoverata all'ospedale psichiatrico. Suo marito, che l'ha amata al punto di diventare suo complice, ha perduto la vita nel tentativo di allontanare i sospetti da lei. Commissario Morosini, ci può spiegare le cause che, secondo lei, hanno condotto questa donna a commettere così orribili delitti? Ah. Buonasera. Scusate. Dunque, io credo che la persona più qualificata per rispondere alle domande sia il professor Rinaldi, il noto psichiatra che è stato il nostro, come dire, nostro consulente durante le investigazioni. E, sì, appunto, se lei vuole, professore. La ringrazio.
Per il momento possiamo dire soltanto questo. 10 anni fa Monica Ranieri, un soggetto nato certamente con tendenze paranoiche, fu aggredita e certamente in quell'occasione subì un trauma. Ma la sua fu una follia fredda che rimase latente per 10 anni, fino al giorno in cui rivide l'orribile scena che aveva vissuto dipinta nel quadro di un pittore naïf. La sua pazzia si risvegliò ed esplose violenta e irresistibile. Stranamente lei si identificò non con se stessa vittima, ma con l'aggressore, forse per liberarsi inconsciamente del terrore di lui. Per spiegare invece il comportamento del marito, che per stornare i sospetti da sua moglie potenzialmente era divenuto un assassino, dobbiamo ritenere che egli soffrì di una psicosi indotta, cioè subì l'influenza nefasta della moglie paranoica a tal punto da divenire egli stesso uno psicotico omicida. E pensare che mi avevano detto, vai in Italia, è un paese tranquillo, lì non succede mai niente.